Villa Rotondi. Qui siamo in Via Grandi e questa è forse l'unica villa che oggi abbiamo visto, la prima villa che oggi vediamo che non è sulla Comasinella. Un po' di cose. Come vedete ci sono paraste, cioè lesene, quindi queste non sono veri e propri pilastri che tengono sull'edificio, ma sono un elemento decorativo. Con il libro diceva motivi floreali nel capitello. Il capitello è la parte in alto della colonna. Io non li vedo questi motivi floreali, mi sembra. Adesso ci avviciniamo. C'è un timpano, che è un triangolo, con anche questo si chiama oculo, con una decorazione esterna. Sotto c'è una cosa che viene chiamata finto bugnato. Il bugnato sono le pietre con lo spuntone che ci sono, quindi qui non sono state messe per. Però una cosa, quelle righe fanno quasi credere che ci siano delle pietre che spuntano. E questo è il finto bugnato. Poi c'è un aspetto esterno. Tanto una cosa che non ho notato sul libro, probabilmente lì in alto verso la destra c'è un dipinto che è scomparso. Ve lo vedete in alto a destra? Accanto è meno bello, sono murate. Quindi c'è l'ipotesi che fossero prima solo dei portici, poi sono stati riempiti per farci abitare la gente. All'esterno c'è anche qui un finto bugnato e la linea di distinzione tra i piani, un po' di decorazione attorno alle finestre. E questa è una villa qui c'era già un edificio del 1650. Però tra il 700 e l'800 è stato cambiato tantissimo. Era di Giosafate Rotondi che ha regalato la casa alla curia, quindi adesso è di proprietà, e la ragione per cui noi adesso riusciamo a entrare nel parco è che è della proprietà della curia, che il parroco è stato così gentile da farci entrare. Adesso entriamo un attimo, vediamo un attimo le serre, 5 secondi, poi facciamo due passi nel parco.